100 anni fa combatterono e morirono sulla linea del Piave soldati provenienti da ogni parte d'Europa e da tutte le regioni d'Italia. Scoprite la loro storia nel nuovo museo emotivo della Grande Guerra, dove grazie ad un database con i nomi e le storie di oltre 30.000 caduti potrete vivere un'esperienza di visita intima e personale alla scoperta dei soldati del Piave, dei luoghi dove hanno combattuto e dei sacrari e cimiteri in cui sono stati sepolti. Il museo emotivo ha preparato per i suoi visitatori 5 diversi itinerari, ciascuno dei quali potrà essere ulteriormente personalizzato per costruire un percorso il più possibile vicino ai vostri interessi e alle vostre passioni, con tempi e ritmi di percorrenza su misura per voi. L'ultimo itinerario sarà quello che ciascuno di voi percorrerà dentro di sé, visitando i luoghi della Grande Guerra sul Montello, rivedendo a distanza di 100 anni il tributo, allo stesso tempo retorico e sinceramente commosso, che accompagnò l'ultimo viaggio della salma del Milite Ignoto. Non possiamo non interrogarci sul senso del nostro ricordare oggi, nella circostanza del centenario, la Prima Guerra Mondiale. Le guerre dei nostri tempi sono profondamente diverse e diverso è il senso di appartenenza alla patria, così come senza dubbio diverse dal passato devono essere le modalità per raccontare la storia. Ma ripercorrere i luoghi dove tante giovani vite sono state spezzate, magari con il ritmo lento dell'andare a piedi, ci aiuterà a trovare in un volto, in un simbolo, in un luogo, le risposte che cerchiamo. E darà a quelli che sono morti la consolazione di rivivere per un giorno nel nostro ricordo.